su questo discorso, anche te, Nick, cioè voi siete stati attaccanti, che in questo momento dove Immobile a un certo punto sembrava uscisse, poi perché comunque è uno che pum 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 segna e quindi viene giustamente richiamato, e lui secondo me Immobile c'è un grande pregio, Immobile ci tiene molto alla nazionale, lui ci tiene molto, ma io ve lo dico, Scamacca deve imporsi. Assolutamente. Perché Scamacca ha davanti un cammino dorato, veramente, cioè non può disperderlo. Questo ragazzo qua, ed è stata la domanda che gli ho fatto la vigilia, la domenica sera a Roby. Roby, cioè, guarda, è incredibile come questo ragazzo che ha ricevuto tutto da madre natura, pensa Kammel, è 7 centimetri più alto di te, 195 centimetri, fatto di tecnica, cioè, capito, comunque può fare tantissime cose, cioè se madre natura ti dà tanto e bisogna restituirlo, ma perché c'è Cosa una le manca, carenza, Lele? Cosa le manca, e cosa gli, Lele? e Io l'ho visto poco. secondo me gli manca, Cosa? proprio, allora, non conoscendolo a livello personale, non mi voglio addentrare sui discorsi fatti di cattiveria, personalità, quello traspare un po', che sembra che gli manchi, però io mi rimango al gioco, a volte lui fa scelte sbagliate, e a volte sembra estraneo alla squadra. Con qualità per far tutto, Anto, perché ha tecnica, eh? Se tu Lui ha me lo dici tecnica. questo, Lele, in automatica entra dentro la personalità. Infatti, io rimango su quello che vediamo, però Chiaro. andando a monte, probabilmente arriva questo. Cioè, Lui, è tra virgolette, staccato, non so, dal corpo della squadra, Raspadori come se non tipo. vuole la palla. C'è stata un'azione con l'Inghilterra, eravate allo stadio voi. Brutto così. Raspadori si mette nella verticale del centrale mancino o addirittura dell'esterno e va a ricevere questa palla, no? Che il difensore cerca l'attaccante. Chiaro. Cosa fa? Fa una giocata di quelle dei grandi calciatori di strada che nascono dalla strada, che tengono la strada. Gli arriva, la fa quasi passare d'esterno sinistro andando a destra. Proprio la pela la palla e trova Scamacca. Quel colpo lì, quella verticale dove lui quasi la tocca e poi si gira, che erano appena La nella loro metà baricella. campo, si gira, apre il campo, ha un 4 contro 3, lui conduce, Scamacca perché gli era quasi in diagonale, la riceve, si gira, a questo punto arriva di nuovo Raspadori, poi ha l'esterno, perché la palla credo che gliela dia il centrale, ha di qua l'esterno di Barella, parte che insomma. corre, di là c'ha l'altro esterno, poi c'ha Barella, c'è un 4 contro 3, ti rimporta da 30 metri. Cioè lì, Ah, ok. te lo ricordi il primo tempo? Calciava Calcia dove? strastrofa. Sotto la curva dell'Inter. Esattamente. Quella palla lì è proprio su quell'apertura di Raspadori, lì va in porta con la palla, col gioco. E invece lui abbassa la testa, non vede quello che accade di fianco, conclude, la palla arriva morbida. Ma quella lì, i giocatori, quelli veri nelle squadre forti, ti fanno proprio pagare il dazio del pressing sbagliato, della giocata fatta bene dall'altro attaccante. Pum, 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 davanti al portiere. Cioè, quello è un Quello livello ho che devi chiesto. meritarti. Quello è un Se livello non che devi gioca deve meritarti. andare via Uomo, tu lo conosci, subito. sto ragazzo qua? Che dicevi che ogni tanto lo senti, Sì, eccetera. se Che noi mi messaggiamo, ma la idea penso. c'hai di Allora, sto ragazzo qua? Io lo vedo, ha dei colpi, poi sono sì, delle volte ha strane. grandi. Che cos'è che manca, secondo te? Non è. Non, cioè, quando uno dice cattivo, non è che uno dice deve fare a botte, però devi voler più far gol. Che non lo vedo sempre così. Io, per esempio, quella roba là, io sarei andato avanti, arrivo al limite, o la scarico a destra per poi riprenderlo di prima in aria, capito? Pam pam, o vado a calciare. Cioè, non lo so, mi sembra sempre, non lo so, gli manca ancora qualcosa la voglia di far gol, la cattiveria, quella roba là, capito? Cioè, non lo so, mi manca quella così, perché poi per il resto coi piedi bravo, fisicamente forte, bravo di testa. Gioca bene, quando la palla arriva sponde bene, capito? Gli arriva la gioca a destra di prima, cioè, gioca bene. Gli manca quella roba lì, la cattiveria del gol. La cattiveria del Può gol. essere che gli manca anche l'arroganza, Bobo? Non lo A me so. piace più un giocatore arrogante. Tra virgolette, ovviamente faccio le dovute proporzioni. Io l'ho visto poco giocare, ma quelle poche volte mi ha dato l'impressione che avete voi. Lui ha tutto per essere un piccolo Ibrahimovic. Le movenze, qualitativamente, solo che Ibra
ti fa capire che è il più forte di tutti, che è arrogante, è un fenomeno. A lui, secondo me, anche se è un ragazzo, da quello che si dice, è uno che viene dalla strada, sacrifici, eccetera, io mi piacerebbe vederlo più uno sgamato alla Raspadori, perché Raspadori lo vedi in una strada. Furbo. Alla Arnautovic, bravo, bravissimo, alla Arnautovic, a quella emovezza anche. Arnautovic lo vedi che adesso è, delle volte sembra svogliato, però ha qualità, è cattivo, è avvelenato. Quello, se lui si toglie questa idea qua di fare la roba super, poi in Inghilterra o te la togli o te la togli, oppure te ne ritorni a casa, perché ti disintegrano lì. Però io non posso pensare che andrà lì. Comunque gli farà bene il campionato inglese. E l'ha detto anche Mancio, questa cosa qua. È sono tre mesi però per lui. Che non gioca, Se non gioca però deve andare via urgente. Lo so, però hanno pensato adesso a 40 capito, milioni. Enigma, però lui deve stare lì, tutti vanno via, ma conquistati. Esatto. Tre mesi, cinque mesi, e poi allora devi starci male se non giochi, ci stai male, e quindi cosa fai? Ti alleni il doppio. In Inghilterra bisogna allenarsi il doppio, fanno il doppio, Ci sei stato, no, Tenic? Mamma mia. Entrano, no? Fisicamente lì sei l'ultimo dei moicani. Sì, cioè, fisicamente, cioè. E poi ti allenavi sempre con la... si allena il doppio. Non facevi mille metri, ma facevi tutte navette con la palla. Cavolo, stavi da Dio fisicamente. Però fisicamente ce ne stanno miliardi più grossi di te, più cattivi di te. Magari lui è bravo tecnicamente, ha tutte le qualità, però lì si impongono anche fisicamente, lui lo deve fare.